Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Raoul Icon Moments ha un prezzo, ve lo dico già, che secondo me non è eccessivo per il trend degli attaccanti Icon Moments. Poi vabbè, ci sono quei Moments che costano pochissimo, quali Vieri, Inzaghi e altri. Questo invece ha un prezzo che si aggira su 1.400.000 crediti, però ha tante qualità. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto su cosa ne pensate di questa carta. Condividete questo video e mi raccomando non perdetevi i link in descrizione, quali Instagram, Facebook e gruppo Telegram e anche canale Twitch. Stiamo portando anche live su YouTube, su Twitch, siamo molto attivi. E quindi non perdetevi ogni nostra notifica, ragazzuoli. Allora, Raul 93 di rating. Abbiamo 4 stelle skill e 4 stelle piede debole, assolutamente pro, perché comunque sa tirare e passare molto molto bene sia col destro che il suo piede non preferito. Poi il mancino è il suo piede ovviamente naturale. C'è da dire un ma. Diciamo che il destro lo sa usare meglio, magari per quel che riguarda i passaggi un po' più corti, per quel che riguarda i tiri in aria. Invece col mancino non ci sono assolutamente problemi, passa bene, tira molto molto bene, molto molto bene, veramente alla grande, perché ha un tiro incredibile in quanto finalizza benissimo con un 98 in carta. Poi se li mettiamo uno stile intesa li aumenta a 99, 150, quello che è, e il long shot è 90, ma anche qui con lo stile intesa aumenta. Io tipo l'ho provato con predatore, con motore, scusatemi, ma non gli aumenta il tiro, gli aumenta velocità, passaggio e dribbling. E questo lo stile intesa per Raul? Secondo me sì, perché comunque se gli mettiamo tipo un predatore, gli aumenta il tiro ma di poco, gli aumenta il passaggio, anche qui di poco, purtroppo un più 5 di passaggio non è molto, secondo me. Invece motore aumenta parecchio il dribbling, arriva a 99, aumenta un bel po' la velocità a 96 e anche il passaggio arriva a 89. E diciamo messo come attaccante secondo Footbin con motore arriva a un 96 di rating. Addirittura come mezza punta Ochochi ha un 97, ragazzi. Io l'ho provato come attaccante e devo dire se la cava bene anche come attaccante, sinceramente parlando. Però forse il suo ruolo più ideale per sfruttare al meglio tutte le sue qualità, quali tiro, velocità, dribbling e anche il passaggio, e appunto la seconda punta. Non tanto COC sinceramente parlando, perché sì, abbiamo un ottimo passaggio lungo con un 91 in carta, un'ottima visione 95, ma il lungo è 69. Ah, è prima che ho detto 91 in corto, 91 è il passaggio corto, scusatemi ragazzi. 78 in effetto, devo dire non è male, tira a giro molto molto bene. E devo dire una cosa, ha un pallonetto bellissimo, veramente è bello sia di destra sia di mancino, e l'ho apprezzato davvero tanto. Ha un effetto nel pallonetto particolare, forse l'avete visto già nella clip o lo vedrete ragazzi. Poi anche nelle caratteristiche c'è pallonetto CPU, quindi cosa vuol dire? E correggetemi se sbaglio, vuol dire che la CPU, se userà questo giocatore, tenderà a far molti pallonetti, ragazzi, correggetemi se sbaglio, ecco. La forza però di Raul non mi è piaciuta, sinceramente un 80 non si sente, fisicamente parlando si fa sovrastare troppo facilmente a parer mio. Però l'equilibrio fantastico, anche se perde palla comunque rimane in piedi e nel dribbling è un giocatore rapido, si gira bene, è veloce, è agile, controlla benissimo la palla, dribbla benissimo l'uomo anche senza le skill, davvero lodevole. Poi ha una freddezza elevatissima e ho notato comunque pochi errori quando ha l'uomo sotto, ragazzi, ovviamente quando non perde palla, ecco. Il colpo di testa in carta è elevatissimo, ma sinceramente ci vuole anche un modo giusto che sfrutti i cross, e ci vuole anche magari una forza fisica maggiore per poter appunto far valere di più il colpo di testa. Lui è alto 180 centimetri, ragazzi, e pesa 68 kg. Comunque il peso non è eccessivo, sinceramente parlando. E questo lo aiuta ad essere più rapido di quello 91 in carta. A me è piaciuta la sua velocità, però sinceramente parlando non è veloce quanto può essere magari un Gervinho, ecco. Ma vabbè, Gervinho è tutt'altra storia per quel che riguarda la velocità a parer mio. Come stile intesa appunto l'ho provato con motore. Secondo Footbin i tre chemistry style più utilizzati sono appunto motore base,
o Cacciatore. Come alternativa dico Zola 92 oppure Butragueño 93. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, ovviamente 5. Il prezzo è giusto? Ni. Secondo me potrà calare ancora. Lo vedremo, secondo me, sul milione. Su un milione di crediti questo Raul diventa più appetibile. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 9+, ragazzi. Come attaccante ci sa fare assolutamente bene. È quasi il prototipo di attaccante ideale per me. E devo dire che mi è piaciuto provarlo. E ringrazio Johnny per avermi prestato l'account con lui dentro. Ma se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate qui sotto su cosa ne pensate di questa carta, di questa review, iscrivetevi al canale, condividete, hashtag NMF, così vi sposto, saluta e vi ringrazio. Ciao belli!